stavo seguendo. Ti ho riconosciuto alla festa e sapevo di doverti parlare. Per riconoscermi dovresti avermi già visto. Dove? Mi stavi spiando? No, io sapevo che ti saresti messo nei guai, che sarebbe successo qualcosa di brutto. Dovevo essere lì dentro per capire fino a che punto fossi coinvolto in questa faccenda. Coinvolto? Non sono io, Lady Giustizia. L'ho fregata ad un tipo che mi è stato dietro tutta la sera. Doveva esserci lui al posto mio. Dovrebbe ringraziarmi, mi deve la vita. Ed io ti ho già ringraziata. Dopotutto non sarei intervenuto se non avessi avuto la certezza che non fossi una di loro. Eri lucida. Va bene, comincio io. Mi chiamo Alice, ma questo già lo sai. Ho 18 anni e non dormo un'ora intera da circa 11 mesi. Fatta eccezione per ieri pomeriggio. Quelle persone, sapevo quello che avrebbero fatto. Io no. Sto indagando da mesi sull'omicidio del mio migliore amico. Ho investito tanto per le mie ricerche. La giustizia ordinaria si è affidata a una bugia. Hanno detto che si è tolto la vita. Loro possono plagiare chiunque. Non chiunque. Entrare. Non vedo perché dovrei. Voglio un atto di fiducia, alza le braccia. Non voglio prendermi un proiettile in faccia come quei disgraziati. Nessun proiettile. Ispettore Giovanni Costantini, ufficio di Pesaro. C'è un'innocente in prognosi riservata dopo ieri sera. E ora tu risponderai alle mie domande. Non hai ancora chiuso quella questione di Sebastiano Bonelli. Tu hai trovato un elemento che io non ho. Un indizio, un contatto. Cosa? È lo stesso simbolo che avrete sicuramente ritrovato negli stemmi di ieri sera. Apparteneva all'anfitrione. Uno identico era in possesso di un mio alunno e di un gruppo che si rifaceva ad alcune azioni compiute negli anni 70. Mai sentito parlare di Ludwig? Sì. Sì. Certamente. Arrivo subito. Prenditi reperibile. Ci stanno dietro. Cambiati, devo sistemare una cosa. Avanti. Costantini mi hai messo su un bel casino. Ci sono 5 feriti d'arma da fuoco in ospedale. Un ragazzo in prognosi riservata, in condizioni critiche, è il folle all'obitorio. E come se non bastasse, c'è arrivata questa. Te la faccio breve, dicono che ti faranno fare la fine di Calabrese. Anche stavolta ti copriremo, ma non possiamo più permettercelo. Devi arrivare in fondo a questa storia, prima che ci scappi un altro morto. Abbiamo finito. Ah già, volevo anche dirti che verrai in città. Ti farò vedere parlare. E tagliati quella cazzo di barba! Thank you.
prossima volta ti sciacquo la faccia con questa. Quindi vedi di finirla con le stronzate. C'è un politico influente che protezza un gruppo di maniaci dalle parti di San Cristoforo. Ti dice niente questo nome? Niente. Cosa si guadagna questo tizio? Nulla, diletto. Certa gente si annoia. È un modo in più per dimostrare a se stessi che hanno tutto sotto controllo. Li troverai un villaggio intero pieno di questi pazzi. Altro da dirti o no, ho esaurito le mie informazioni questa volta. Sei uno di loro? Non più. Non voglio vederti mai più. Non succederà. Continuate a lavorare, stronzi! Canà! Oh, Costantini! Che si dice? Tutto a posto. Tutto a posto. Mi hanno detto che eri in città. Eh sì, sono tornato da una data io, sono tornato. Sto senza fare niente, cioè, alla fine. Beh, io sto lavorando sul caso di Fano. Ma dopo, la Ilde si sono afficcato. Sai, non amo i casi risolti. Sì, vabbè, ma così che è successo a me perché si è venuta a cacò cazzo qui. Ho sentito. Cioè, quello mi hanno squacciato fuori dalla polizia. Che pizza da merda. Quindi? Vuoi lasciare tutto perdere? Sì, ma te sta attendo come te muovo. Cioè, perché là, come te muovo, te possono fare fuori. E non è detto che sia scritto che ti squacciano fuori dalla polizia. Potessi pure che ti fanno fuori veramente. E adesso gli è andata male. Ti aiuto il buono. Sì, ma a rete ci stanno pure questioni che tengono i soldi. Cioè, tengono passi di soldi. E non solo tengono i soldi, tengono i soldi per accattarsi i voti e diventare qualcuno. Chi? Hai dei nomi? Sono pizzo grosso. Dimmi. Di quelli che mi hanno scocciato fuori a me, che hanno fatto pressioni, io ne conosco scritto uno. Sarebbe? Nocera. Nocera? Sì, ma testa attenta. Testa veramente attenta. Va bene, ci lavorerò sopra. Stai attenta. A buon rendere, Canà. Vedo che non hai perso lo smalto. Costantini! Argurdo che ogni cristiano ha un modo tutto sì per essere una merda. Check.
Ci sono solo nomi e date, per lo più cancellati. Leggi quelli buoni. Caterina Ridolfi, 25 novembre. Ignazio Monti, 12 luglio. Diego Carvani. Lui, lo conosco. Era un mio studente, so dove trovarlo. Studente? Insegnavo antropologia urbina. Lo troveremo là. Dovremmo esserci. Ermete viveva qui. Viveva? L'hai già dato per morto, professore? Questa non è la scrittura di Diego. Sono 7 giorni che non mangio. Chiara continua a chiamarmi, ma le ho detto che non posso più vederla. Non voglio più vederla. Tutto il mio amore è altrove. Sono materia candida e mutevole. San Ermete, ne sai qualcosa? Conosco il valore riservato al martirio della cultura cristiana. E forse... martiri. Credo sia arrivato il momento della biblioteconomia. Agosto 120 d.C. Ermete è stato un liberto romano martirizzato a Roma tramite asportazione degli occhi. Siamo con te, Romano, siamo con te.
Presto, vai a vedere cosa accade a San Romano. Cosa? Fallo e basta. San Romano, seppellito sulla via Appia, morì il 9 agosto soffocando le sue No, non lui, un altro. Ad Antiochia, in Siria, ricordo di San Romano, martire che, diacono della chiesa di Cesarea, portò a compimento durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano il suo illustre martirio, poiché aveva visto alcuni cristiani intimoriti dai decreti imperiali che si accingevano a sacrificare gli dei falsi cusati. Li esortò pubblicamente a resistere alla tentazione. Venne per questo imprigionato e infine strangolato, dopo aver patito numerosi tormenti oltre che l'amputazione della lingua. Andiamo, seguimi. Diventando insostenibile! Ho vissuto il suo martirio. Era uno studente come Armente. Sta succedendo tutto all'interno dell'accademia. Qualcuno li spinge a farlo. Ho bisogno di aiuto. Noi abbiamo bisogno di aiuto. Conosco qualcuno che ci può dare una mano. Da soli non se ne esce.